Ed eccola qua, Biscracci, la mia nuova seconda moto, che poi non è mia, ma è del babbo, di mio padre. Diciamo che l'ho convinto a tornare sulle moto dopo anni di scooter e lui ha optato per questo mezzo, TDM 900 Yamaha. E io ovviamente gliel'ho già rubato e l'ho già avvertito dicendogli che questa sarà la mia seconda moto, per cui quando avrò voglia magari di fare dei giri un po' più lunghi oppure magari più in scioltezza, magari anche con la mia ragazza, dato che questa sella è veramente comoda, è veramente, guardate, cioè è un divano, quindi gliela ruberò e lui per adesso sembra avere acconsentito. E niente, ci siamo fatti un girettino fino a qui per fare due fotine, per fare qualche ripresina e niente, ora vediamo di apprezzare le potenzialità di questo bicilindricone. Vi faccio sentire anche lo scarico originale, purtroppo sound classico dei bicilindrici, niente di che, però devo dire che quando cominci a spingere dentro in coppia il sound è abbastanza piacevole. Adesso risaliamo in sella e vediamo di darvi qualche impressione su questa belvetta. Ah, piccola nota, questa moto pesa meno della Z. Non credevo, ma pesa meno della Z. Come altezza è un'altezza facilmente raggiungibile praticamente da tutti. Io sono 1,80 e riesco ad appoggiare benissimo tutti e due i piedi. Andiamo adesso a farci un giretto vicino casa. Diciamo che non è arrogante come ripresa, però se dici di aprire lui apre, è un motore comunque bello reattivo, guardate, si alleggerisce leggermente l'anteriore e si sente che ha una bella spinta, per cui tanta roba, non credevo. Alla fine è un 900, stiamo parlando di 86 cavalli più o meno, quindi comunque è anche normale che abbia un bel motore. Il freno ottimo, ovviamente. Allora, non vi ho detto di che anno è un TDM anno 2012, per cui purtroppo, intanto guardate che bello il campo di girasoli, purtroppo non abbiamo l'ABS e qui c'è la sabbia, cioè incredibile. Non ho scelto la migliore location per fare un giro, ma vabbè. Dicevo, non abbiamo l'ABS, quindi dobbiamo stare un po' attenti a pinzare, ma la frenata è bella reattiva. Poi io, abituato alla Z, mi sembrano tutte che frenino bene. Freno dietro, anche quello diciamo che è interessante, rallenta come si deve la moto. E come peso non si sente affatto. La postura è veramente veramente comoda, è una posizione fantastica, è praticamente da motard, infatti sarà questo il principale motivo per cui gliela ruberò malamente a mio padre per fare appunto dei giri magari un po' più lunghi, perché appunto, cioè ragazzi, si è sul divano praticamente, di conseguenza è una goduria. Le sospensioni sembrano buone per un utilizzo tranquillo così, magari per un utilizzo più sportiveggiante probabilmente faranno un po' più di fatica, come è normale che sia. Intanto questo camion ce la sta sporcando tutta e io poi dopo devo fare i conti appena torno a casa. E comunque il motore si sente, stiamo parlando comunque appunto di un 900, ovviamente non ha la stessa cavalleria di un 900 sportivo, ovviamente, però stiamo parlando comunque di quasi 90 cavalli che si fanno sentire, vedete? Se uno decide di aprire, lui ci sta, eh? Qui magari andiamo piano 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 piano, che questa sabbiolina interno curva proprio non ci piace per niente. E andiamo a fare un'accelerata qui. Mamma mia! Bello! Bello! Mamma mia, bella davvero, bella, bella, bella!
Allora, devo assolutamente fare un'uscita con il TDM e gli altri ragazzi con le moto, perché secondo me si riesce comunque a stare dietro e a divertirsi anche col TDM. Tra l'altro devo trovare un nome per questo mezzo, cioè non posso continuare a chiamarlo TDM. Mi piace ragazzi, va giù in piega, comunque è un piacere. E guardate se apro, mamma mia, grande. Cioè siamo già a 140 ragazzi e non sembra. Il cupolino riesce a coprire abbastanza l'aria, ovviamente come vedete è piuttosto basso, ma abituato alla Z, ragazzi, a queste velocità non senti comunque tutto quel vento. È veramente divertente, non credevo. Il peso non si sente minimamente, guardate come va giù, regala soddisfazioni questo TDM. Mamma mia, che spettacolo, è veramente veramente divertente, non credevo, me l'aspettavo più tranquilla, diciamo, me l'aspettavo comoda, diciamo, stabile, ma non divertente come motore. E invece una volta che ci prendi via ti viene da aprire, cioè è spettacolare, ti viene proprio di aprire il gas e dire vediamo cosa può fare questo motore. Fermiamoci a fare una fotina al Mugello, dai. Ci sta, dai, se l'è guadagnata. Mamma mia! Bella. Imitatore. Bella, veramente tanta roba, non me l'aspettavo. Proviamo a fare due curvette qua e poi giriamo, perché il tempo lascia veramente a desiderare. Però è divertente, è veramente veramente divertente, vi giuro, non me l'aspettavo minimamente. Da confidenza fin da subito, veramente, vi giuro. Guardate anche nelle curve. No, ragazzi, è divertentissimo. È veramente divertente, guardate, le prime curve per il gioco in scioltezza. Bella roba. Ora appena posso però giro, perché il tempo qua non mi convince per niente. Aia, ho sbagliato, ho messo la prima. Sì, l'unica cosa, sto scazzando un po' di marce. Bella, mi piace un sacco, guardate. Sinistra e poi subito destra, va giù, che è un piacere, non si scompone minimamente. Divertente, mamma mia, vi giuro, non credevo. È una moto veramente per i viaggi, direi ottima, perché comunque come vedete sa farti divertire. Come consumi siamo oltre i 20 con un litro più o meno. Ha un serbatoio di 20 litri di capacità, per cui una buona capacità di carburante. Come ho detto inizio video, ha la cavalleria giusta, per cui ragazzi, boh, se magari non cercate una moto dalle altissime prestazioni, una naked, una sportiva, ma amate comunque farvi dei bei giri in moto in tranquillità, per me questa è una gran moto. Ovviamente è una moto datata, almeno questo modello, che credo sia il penultimo, perché comunque ha 8 anni, però non gli dimostra affatto, ragazzi, è un po' come la Z, non sono moto che non invecchiano. Bella, veramente. Gliela riconsegniamo e gli diciamo che è ufficialmente la nostra seconda moto.